Questo programma è offerto da... Acqua Vita Sana è qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Il Bonsai. Bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terme. So Chic, Davide Parrucchieri. So Chic, il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Autonoleggio, PM Servizi SRL, affiliato a Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Sara Assicurazioni, una famiglia da 80 anni al servizio della Metini nel campo assicurativo. Sconti del 40% sull'assicurazione dell'auto, del 30% sull'assicurazione della casa e sull'assicurazione degli infortuni. Sara Assicurazioni, via Scaro Puzzino 2 e la Mezza Terme. La piscina comunale Arvale Swimming Club vi ricorda che saranno aperte le iscrizioni presso la nostra segreteria a partire da lunedì 28 agosto con orario 9.13. Le attività di nuoto riprenderanno lunedì 4 settembre. Fiat Lux, siamo già partiti. Ah, siamo già partiti. Siamo già partiti di capo. Quando arriviamo? Ma vedi. Allora, che c'è? Allora, e intanto mentre io saluto, do una fugace, lettura a questo, diciamo, testo in vernacolo, in dialetto nicastrese. Di chi è? Dell'amico Dario Galli. Dario Galli, veramente. Sì, ma però, tu hai conosciuto Dario Galli? Lo conoscevo, sì, certo, però non lo conoscevo sotto questa veste, poi l'ho scoperto, l'ho amato e lo amo. Quindi adesso, magari vi sta domandando, ma se mi... No, con Giovanna abbiamo deciso di dare un taglio diverso ci voglio, a questa nostra rassegna stampa. Vero, che taglio? Siamo stanchi. Stanchi davvero. Siamo stanchi di dire le stesse cose, di parlare degli aspetti negativi. Negativi, sì. Che volete? Se ogni tanto capita puoi parlarne, lo dobbiamo fare. Non mi cacciare un po', infatti, non ti cacciare, non da, una, da una lettura che ho fatto così approssimativa dei quotidiani, c'è un articolo che mi ha fatto ridere e mi ha fatto sgargiare la faccia. Sgargiare la faccia. Eh? Sgargiare, verso super però, non verso sotto, che verso sotto ti ama. Stamattina ti vedo più bello verso di ieri. Grazie. Eh? Grazie. Tony, sei un bel ragazzo, sei.
stamattina voglio... Sei un bel ragazzo, sei. Stamattina voglio sentire. Sei un bel ragazzo, ho detto, no? Rispondi, sei un bel ragazzo. Se lo dici tu, Tonè. Voglio salutare a Maurizio, stamattina sono stato presso il suo saloon. Saloon. Domani faremo una sorpresa ai nostri telespettatori. Bravo. Mi stavi dicendo? Stavo dicendo, oggi voglio sentire una poesia bellissima, che l'ho letta. Hai cercato Maria io. L'hai letta? Una frase, ma hai cercato. Una frase, ciao Antonio. Mi è piaciuto questo titolo. Palombella innamorata. L'angaggiata. Avete con la rima? Solo un titolo. Avete con la rima? Questo Palombella innamorata, io dico l'angaggiata. L'angaggiata, ci va dare. E la voglio sentire, guarda Tony. La vuoi sentire adesso? Sai che facciamo? La dico adesso perché c'è De Grazia. Sì, c'è sta... No, non mi ispira. Non ti ispira. Cioè, quando si assetta qua mi innervosisce. Sì, nervosisce. Mentre tu invece sei uno che mi fa rilassare. E poi stavo dentro, cavando avanti, Tonè, un parramuccio di guai che c'ha le mezze. Ma ti chiedo scusa, ma l'ho detto prima io, che mi ripeto. No, dico io. Parrami altre cose, come stanno, che questo, che già. Vabbè, allora, stamattina, tanto per entrare in tema... Vogliamo dare un tocco culturale alla nostra rassegna stampa. Voglio recitare una poesia di Dario Galli. Più volte ho recitato delle poesie di quest'autore nicastrese che io amo particolarmente. Io stamattina avevo portato anche il libro di Salvatore Borelli. No, e quindi domani reciterò una poesia del caro Salvatore, un altro personaggio che ho amato. Ci siamo conosciuti molto meglio con Salvatore, ci siamo frequentati, abbiamo parlato delle poesie, dei libri, eccetera, spesso e volentieri, fumavamo come turchi tutti e due. E poi c'è il libro che io ho pubblicato più di che poi scherzando ho passato 32 anni dalla pubblicazione del mio primo libro di poesia in dialetto nicastrese. Come ha detto, come ha anticipato Calvino, la poesia si chiama Palombella innamorata. Mi gusto da Furnesto ogni mattina una palombella bianca innamorata. Si consa sopra la casa di Caterina, vicino alla canaletta, rusicata. E aspetta a gluglu, si paparia, un passassai che arriva il quattraro, illa di ciussannaca e mormuria, dice, palombo mio, come sei caro. Si consano di traca, pietto a pietto, che da così si abbracciano i palombe, si pizzicano quasi con dispietto, che da così si vasano i palombe. Pua, con un giaccio e con una gira vuota, glu glu, papariando illu s'arrasa, illu ci va da presso e da una vota, si lanzano volando a rietà a casa. Pure io una volta vien una palombella, che mi c'è glu glu di un barcone, avia le pinni d'oro ed era bella, ma l'ha ancora via di un piccione. Glu glu, la yucca dentro quella voce, dentro l'anima mia mi s'annucando, la giunto a cuore qua come una croce, la giunto a pietto mo come un pianto. Che bello, bravo Tonè. Bello, no? Ma poi la legge proprio bellissima. No? Grazie. Ma io, sì, mi vuoi rammentare a dire, no, meglio di no perché... Albino, ti chiedo scusa, facciamo un attimo. Una piccola prova, insomma, sei l'editore, perché l'editore... Una piccola prova. A casa è la sua, a casa. Sì, a casa è la sua, e lo comanda. Sì, dobbiamo entrare in punta di piedi perché non sappiamo che... Ma sbagliamo, non ci manca mai rispetto. Cosa. Allora, ne prendiamo una facile. Facile per modo di dire, Tonè è difficile. Ecco qua. Allora. Prova a leggere queste prime righe, no?
Un saluto di donna Ciccia. Allora, lascia ci sta. Vabbè, vedi il tuo nome. Non lascia, come vabbè, si lei. Allora. Come si lei. Un saluto di donna Ciccia. Ma dico, scusami, un salotto da casa, no? Come lo chiami in dialetto tu? Salotto. E io ti saluto. Invece di un salotto. E quindi voglio andare avanti, non credo. È impossibile, Donè. Nella... No, Donè. Nella! Difficile, Donè. Una portera alla bussola, lì venuto, caspinnato, ciù scolorisciuto. Ma vendo da ieri, va. Troppo difficile. Allora. Facciamoci figura, va. Comunque, prima di tutto, salutiamo Lamezia, che non l'abbiamo fatto prima. Sì, buongiorno Lamezia, vogliamo salutare i nostri amici, vi salutiamo, vi vogliamo bene, grazie per la fiducia che ci accordate, per i vostri messaggi, le vostre telefonate, ma anche perché in tanti ci fermate personalmente e ci, come posso dire, ci stimolate ad andare avanti. Ci stimolano di più, no? Eh? Ci stimolano di più. Ad andare avanti e soprattutto a raccontarvi quelle che sono le esigenze della nostra città, no? E cercare di fare da collante tra tutti quanti voi e l'amministrazione comunale, cioè praticamente le istituzioni, diciamo così. Salutiamo il sindaco Paolo Mascaro, salutiamo Paolo, salutiamo tutti i componenti della giunta, i consiglieri. Salutiamo tutti quanti, un in bocca al lupo, un buon lavoro. Speriamo dopo una stagione estiva, sinceramente, molto, molto, molto squallida. Davvero. Mi auguro che si creino le premesse per un autunno e una stagione invernale all'insegna, voglio dire. Io non ho. Non è che mi spingo a dire chissà chi lo deve dire, però cerchiamo di tenere viva questa città. Questa città non merita sicuramente questo trattamento. Certo, magari qualcuno di voi dirà sì, però noi sì. C'è tanti di voi che magari non sono capaci, Mucano, però vi riesce difficile dirlo, no? Io quando... Non conosco, sì, si può alzare, magari piano piano sì. si siede Giovanni. Io quando non conosco una materia, no. Buongiorno Donè, ciao. Buongiorno Donè. Città. Impiego poco a fare un passo indietro. Non mi cimento, non mi avventuro. Invece voi, queste commissioni, poi leggere su Facebook queste commissioni, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello. Ma non diffondete vaiane, non è il caso. Allora, buongiorno. Stavo leggendo a proposito su WhatsApp le molte manifestazioni che ci sono a Soveria con molti personaggi di cultura, no? Politica, cultura, organizzato ogni anno, ogni estate da Mario Caligiuri, che noi cultura università d'estate di Soveria Mannelle, che noi stiamo riprendendo tutta l'estate. Ormai è storica questa manifestazione. Ma guarda che fanno degli appuntamenti culturali importanti. Giova, culturale ha detto. Mario Caligiuri è un uomo di cultura. Stavo cercando di chiamarlo in modo che parlavamo con lui, ma non mi risponde. Faremo, vediamo. È un uomo di cultura, riconosciuto, non riconosciuto a Soveria, o riconosciuto a provincia di Catanzaro o a Calabria. Mario Caligiuri è conosciuto. Poi è una vita che lui si cimenta in questo campo. No. Di chi stiamo parlando? A Lamezia abbiamo una persona di pari valore al comune. L'amministrazione può vantare un uomo di pari valore? Assolutamente no. Assolutamente no. Se non fosse successo quello che abbiamo mandato ieri, quella foto emblematica del nostro lungomare Falcone Borsellino. Il 15 agosto alle ore 20:30. Ha fatto molto parlare quella foto. È una cosa, io mi vergogno. Io sinceramente mi vergogno. Insomma.
le mie. Purtroppo. Caro Tony, tu hai aperto già il giornale stamattina, ancora sono nuove. L'hai letto secondo me stamattina presto tu? Stamattina sono uscito molto presto, come ogni mattina, sono passato dal nostro caro amico Pino Cerminara. Lo salutiamo. Edicolante. Number one. Salutiamo anche Albino che ci rifornisce tutti i giornali della mattina, Albino, vicino alle scuole. Salutiamo anche a Domenico, ovviamente. Tutti gli edicolanti della Mesi che collaborano con noi. Che collaborano con noi e che a cui vogliamo bene, ovviamente. Che ci riforniscono l'informazione mattutina delle testate giornalistiche. Allora Tonino, abbiamo in diretta questa mattina niente poco di meno che Mario Caligiuri, ex assessore della Regione, della Cultura, insomma ex. Personaggio. Mario Caligiuri, virgola, uomo di grande cultura, punto. Buongiorno Mario. Buongiorno. Buongiorno Mario, tutto bene, come stai? Bene, abbastanza, grazie. Fa piacere, mi ha fatto questa sorpresa Giovanni. Io non ti sento da tanto tempo, ogni tanto ti seguo o sui giornali o qualche notizia sui social. Ma... quindi a Soveria quest'anno cosa abbiamo fatto di bello? Perché tu ogni anno, per la verità, ci sono sempre sorprese. E cosa ci sarà? Quest'anno abbiamo organizzato diverse cose, come sempre, e la manifestazione di punta è l'Università d'Estate, che cerca di affrontare temi spesso anticipando quello che poi succederà negli anni successivi. Quest'anno il tema che abbiamo affrontato è il futuro della storia e abbiamo cercato di individuare tre docenti a loro modo controcorrente. Abbiamo iniziato l'11 di agosto con Giordano Crono-Guerri, il grande storico che proprio 20 anni fa a Soveria Mannelli ricoprì l'incarico di assessore comunale al distorcimento dell'Ovvio e nell'occasione inventò la prima notte bianca d'Italia che si chiamava SMOC, Soveria Mannelli orario continuato. Nell'occasione Giordano ha parlato del futuro del nostro paese e ci siamo chiesti tra quanti anni l'Italia, quanti anni l'Italia potrà durare come fenomeno storico e quindi abbiamo riflettuto su questi argomenti, su quello che sta accadendo. Domani, venerdì 25 agosto, sempre alle ore 18, sempre presso la Fondazione Italia Domani, in corso Garibaldi 113, ci sarà Cirio Cotemita, che negli anni 80 è stato Presidente del Consiglio e soprattutto segretario della Democrazia Cristiana, il più importante partito del Paese. E nell'occasione Cirio Cotemita, dall'alto della sua grande esperienza, parlerà del futuro della democrazia, confrontando il presente con il passato. Poi concluderemo lunedì 28 di agosto con Maggi di Cristiano all'Ambo, che parlerà del futuro dell'Occidente. Quindi sono tre personaggi controcorrente, a volte controversi, ma che cercano di dare una lettura diversa della realtà rispetto ai luoghi comuni che la televisione e i giornali costantemente propongono. C'è stato tra l'altro anche nei giorni scorsi, proprio lunedì 21 agosto, anche Claudio Lotito, il presidente della Lazio, perché è venuto a Soveria? Perché nel gennaio del 1923 suo nonno era maresciallo dei reali carabinieri, comandava la stazione dell'arma a Soveria Mannelli. Nell'occasione è nato il papà del presidente della Lazio, Francesco Luzzo. E quindi per rinverdire, per ricordare le proprie radici, il presidente della Lazio è stato un'intera giornata insieme con noi, è stato accolto dai tifosi della Lazio, dalle autorità cittadine, da tanti tifosi sportivi e poi ha visitato alcune delle realtà industriali più importanti della nostra comunità, dalla Rubettina Editore alla Camillo Semiana Arredamenti,
all'edificio Meo, e senza trascurare anche la visita nella chiesa matrice di San Giovanni Battista, dove il papà del presidente della Lazio è stato battezzato nel febbraio del 1923. E poi c'è stato l'incontro in consiglio comunale nella Sala della Libertà del Palazzo Comunale Cimino, dove il sindaco Leonardo Siniani ha consegnato al nostro ospite un attestato di benevolenza civica insieme alla bandiera del comune di Sorrento Vernelli, che guarda caso è bianca e celeste come i colori della Lazio. Bene, bene Mario. Insomma, voglio dire, tanti appuntamenti, un cartellone abbastanza nutrito, poi soprattutto i personaggi che Mario ci ha sciorinato, ci ha elencato, sono di tutto prestigio. Di primo spessore. E questo la dice lunga sulla, voglio dire, sulla capacità di Mario Caligiuri di approntare, voglio dire, e di fare cultura. E certo, degli appuntamenti importanti stridono queste cose, stridono tanto, con invece fa da contraltare una città come la Lamezia Terme, che non ha saputo in questa stagione estiva offrire un cartellone di pari valore e di altrettanta valenza. E questo è il significato della telefonata, Donepp. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari avessimo un Caligiuri alla mese con la cultura. Ma non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, lo sottoscrivo, lo grido senza mezzi termini, non ho problemi a gridarlo, conosco benissimo il valore del nostro interlocutore, caro Giovanni, quindi lo conoscono anche i nostri telespettatori e i nostri amministratori, di chi stiamo parlando, quindi non... Grazie Mario! Molto gentili, grazie. Noi riprenderemo per Radio Radicale la tua manifestazione. No, grazie molto. Volevo aggiungere, se è possibile, che il presidente della Lazio si è dimostrato molto interessato ad avviare una collaborazione con la Polisportiva Garibaldina, la nostra squadra di calcio, in modo tale da valorizzare i nostri giovani talenti. Ecco, così nascono le iniziative. Le iniziative, e qua, anche in questo campo, vedi, si creano le basi, le condizioni per poter fare questo tipo di sinergia, eccetera, e beh, qua alla Lamezia, anche in questo caso, fa da contraltare una società come la Vigor Lamezia, che è scomparsa letteralmente dal panorama calcistico, e quindi questo la dice lunga, quando noi parliamo di idee e competenze, caro Giovanni, ci riferiamo a questo. Grazie davvero Mario. Grazie Mario. Buona giornata, buongiorno. Grazie. Ciao, ci buona vediamo, giornata, ciao. E buone cose, grazie. Ciao, ciao. Allora, la telefonata con Mario Caligiuri, insomma, sei andato su, tu sul discorso, vedi, quando uno ha interesse per la propria città, per il proprio paese, Sovrea Vernelli è una piccola cittadina che si trova nel Reventino, insomma, nella Presila, e fanno tante di quelle iniziative importanti a livello nazionale. Alla Lamezia, vedi, alla Lamezia bisogna dare le chiavi di questo discorso, della cultura, dello spettacolo, eccetera. Dobbiamo dare le chiavi a chi ha competenze in questi campi. Mario Caligiuri, poi, per la sua attività estrinsecata in tutti questi anni, Mario Caligiuri, per l'attività che è estrinsecata in tutti questi anni, stavo dicendo, ha avuto modo di conoscere e portare a Sovrea Vernelli fior fior di personaggi, quindi le sue aderenze, le sue conoscenze gli consentono di approntare un'attività, una stagione degna di tal nome. Questo vogliamo dire, quindi, cara amministrazione comunale, quando noi insistiamo col dire che bisogna dare le chiavi della città in questi campi alle persone che conosciamo, quando noi diciamo Ruggero Pegna, noi lo diciamo così, ecco, non c'è nulla di ripetitivo. No, stiamo parlando del quando discorso. Diciamo Anton Giulio Grande, non siamo ripetitivi,
quando diciamo Accademia Brusia e Egidio Ventura con il suo Lamezia Jazz, Pasquale Scaramuccino, anche il nostro amico Tiziano, Chiara D'Andrea, cioè poi abbiamo Ama Calabria, abbiamo il Teatro P, abbiamo Cinema, cose di Mario Vitale, abbiamo l'amico Mario Vitale con i suoi amici, il suo Color Fest, abbiamo Gian Lorenzo. Ma voglio dire, signori miei, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Mario negli anni ha creato magari un gruppo di lavoro, Giovanni, ha creato un gruppo di lavoro degno di tal nome, no? E ogni anno si creano queste cose. Questa è la cultura, queste sono le attività, le stagioni, no? E la Lamezia merita questo. Noi, ribadisco per l'ennesima volta, e lo vogliamo chiudere questo discorso, la Lamezia quest'anno ha toccato il fondo. Poi da cose nascono cose, Tony. Vedi il particolare che diceva Caligiuri. C'è stato il presidente della Lazio Lotito, è nato anche un rapporto per i giovani calcisticamente. Cioè, da una cosa e una da un'altra. Si è andata dalla cultura al calcio. Sì, si crea. Cioè, è una catena, una sinergia proprio. Certo, Giovanni. Infatti, vedi? Io dico, Lamezia invece, la Vigor Lamezia, la gloriosa società nostra, nata nel 1919, e che fra due anni compie i suoi primi 100 anni di vita, è sparita dal panorama calcistico. Leggere sulla pagina sportiva i gironi che sono stati approntati della C2, della prima categoria. C'è anche pure la C2, no. Non mi interessa la C2. E noi non ci siamo, per dire, prima non mi interessa la C2 giù. Scusami se ti ho un paletta parere. No, mi stavo grattando l'occhio. Voglio dire, leggere il nostro girone dove è stato inserito Ustaletti, che poi tra parentesi lo Ustaletti deve fondersi e creare questa nuova società SD Vigor Lamezia 1919, una cosa del genere, non ci capisci niente, la dice lunga sul fatto che ormai stiamo raschiando il barile. La cosa che ti stavo dicendo della Vigor, no? Anche per noi emittenti, come è brutto che non trova più interesse nessuno per la Vigor Lamezia. Cioè, tu quando proponi la Vigor Lamezia, veniamo accusati, per la verità, sui social, Tonino, le emittenti televisive, i giornalisti, veniamo accusati di totale disinteresse nei confronti della Vigor Lamezia. Una ragione, per la verità, c'è, se vogliamo essere onesti con noi stessi. Cioè, diciamo che tutte le emittenti che gravitano sul territorio e anche sulle pagine locali, eccetera, avremmo dovuto magari spingere di più su questo tasto, Invece anche tasto noi, di che cosa? Della Vigor Lamezia, invece anche noi, diciamo, ci siamo lasciati prendere, Tony, da questa situazione. Parliamoci seriamente, commercialmente, purtroppo, e mi dispiace, volevo arrivare al punto questo, non interessa più, perché la Vigor Lamezia gira in un girone di prima categoria, no, Tony. No, a livello di immagine. Non mi riferisco a questo. Che cosa? Non mi riferisco allora, a questo, scusi. Giovanni. Prima dovevamo puntare. Voglio dire, come interesse di spingere. Noi l'abbiamo fatto perché è poco che abbiamo potuto. Ma il quotidiano si è interessato. Sì, no, Pasqualino. Pasqualino è stato sempre vicino, voglio dire, anche la Gazzetta, ai biancoverdi. Cioè, parliamoci chiaro. Come, in che senso tu dici noi spingere? Abbiamo spinto. Amministrazione, sindaco, cerca di, voglio dire, di convocare, di chiamare intorno a te imprenditori, cose eccetera, di più non si può fare, non è che non potremmo fare uno sciopero, le manifestazioni e lo poi sciopero devono fare. Ci dispiace che purtroppo non si trova interesse da parte di sponsor, da parte di Lega, cioè, perché la Vigor è scomparsa, purtroppo, con grande dolore lo dobbiamo dire. Si parte dalla prima categoria, quando sarà in categoria superiore ci interesseremo della Vigor, per quello che interessa la categoria. Tony, scusami. Vabbè, Giova, a noi ci dispiace non parlare di calcio alla mezza, purtroppo dovremmo parlare di pallavolo, che abbiamo squadre in Serie B, parleremo di nuoto, parleremo del Fronte, che è una squadra, parleremo del San Biase, della Promosport. Purtroppo la Vigor alla mezza
è andata come è andata, donna. E non certo per colpa dei giornalisti, Giovanni, per colpa della città e di tutti. Ti devo fermare. Parleremo della Vigor Lamezia, anche se la Vigor Lamezia dovesse giocare tra i pulcini. Mo, una cosa sono i diritti televisivi. No, sto parlando una in cosa, generale. Ti chiedo scusa, una cosa sono gli sponsor, una cosa è lo commerciale. Stiamo parlando di una società su cui devi comunque perdere qualche minuto di tempo sì, e parlarne. Sono d'accordo, poiché è scomparsa, noi la cancelliamo. Non è così, Giovanni. Purtroppo chi ha sbagliato se ne assume le responsabilità, non ci colpa tu e dei cittadini. Questa è un'altra storia, Giovanni. Questa è un'altra storia. Sto dicendo. Ti ricordi com'era bello andare nel trasferto quando partivamo tutti quanti? Ma però voglio dire, non è che quando siamo alle stelle tutti scappiamo e quando siamo in testale tutti l'indagi mammamo. Ma questo ragionamento sta uscendo fuori, poiché la Vigor Lamezia si trova nella merda, quindi fottiamocene. Poi quando domani arriverà nei piani più profumati, tutti quanti scappiamo. Mi sembra un discorso che io come tifoso, come giornalista, della Vigor Lamezia non posso accettare. Scusa, Giovanni, ma io posso dire la mia, posso esprimere la mia opinione. Come tifoso, sì. Io della Vigor, ma anche, scusa, mi viene spontaneo pure come giornalista, non è giusto che una squadra venga seguita solo ed esclusivamente quando si trova in auge. Anche quando si trova in difficoltà bisogna dimostrare lo dovevano fare gli imprenditori che... Sì, ma io insisto però su questo, io rimango su questo punto. Se poi gli imprenditori... Ma l'imprenditore, Giovanni, non fa niente per niente. È chiaro che se l'imprenditore vuole un ritorno d'immagine, si ietta sempre, no? Certo. Adesso Grusti, ci mancherebbe. Ma io sono convinto, Giovanni, che se gli imprenditori si avvicinano alla Vigor Lamezia, anche in prima categoria, per il bacino d'utenza, per l'affetto che ancora di cui gode la Vigor, io credo che farebbero una buona cosa. Gli imprenditori, non è che l'imprenditore sarà a avvicinare solo quando c'è la serie C e la serie D. Cioè io la vedo così, cari imprenditori, quindi. Io so solo che è un peccato. Limite. È un peccato, Don, è un peccato mortale. Ho capito, ma io non voglio che muoia in silenzio. No, la Vigor è moribonda. Ormai c'è questo discorso con lo Staletti che non, nessuno sta ingoiando. Poi due società, non si capisce. Ma non sta ingoiando. Sì, 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 sì. Tu lì e gli ca. È amaro leggere. E ai suoi gironi Staletti perché in attesa ufficiale di questo connubio con la Vigor Lamezia, carichiamo Staletti, la Vigor non c'è nel girone e questa è la cosa che mi fa rabbia, capito che ti voglio, quindi vedi dove siamo arrivati. Vabbè. Ovviamente la responsabilità su certamente i miei di Giovanni. Ci saranno state delle responsabilità, ma la Vigor si trova in queste condizioni. Parliamoci chiaro, eh? Non certo per il tifoso che tutte le settimane ha pagato il biglietto. Assolutamente, assolutamente. Capo, hanno sempre pagato i poveri. Sempre i ricchi e mai. Hanno sempre pagato i poveri, perché i poveri non è che hanno avuto un biglietto gratis. Omaggio. Quindi i veri tifosi. Chiudiamo questa parentesi, ma ci torniamo sull'argomento. Perché sappiamo che è un argomento che interessa a buona parte della popolazione. Parliamoci chiaro, perché c'è gente che ancora non si è rassegnata. Tant'è vero che tu hai detto, c'è una seconda squadra che vuole partire dalla terza categoria con la denominazione di Vigor Lamezia 1919, che la vuole, sono i tifosi stessi che la vogliono gestire. Vediamo, aspettiamo gli eventi, aspettiamo... che succede? Sono certo che dopo 100 anni scompaia una società, dopo 100 anni scompaia gente con gente, dopo 100 anni scompare tutto, insomma veramente non ho più parole. Ex presidente si giù, io non c'entro niente, l'ultimo nua e chi c'entra? Il è nua, ecco, insomma voglio dire. Come dice la nonna mia, Ficarella, con la mezza l'abbiamo portata nuova. Se si trova in questa situazione drammatica, lo deve ai tifosi. Non certo. Lo deve sicuramente a una gestione non proprio oculata. Se non si spiega.
E che dobbiamo dire le cose, dobbiamo chiamare anche le cose per nome, non mi piace in giro. Chi è un amico, chi è un amico, chi è un amico, chi è un compare mio, chi è un mio cugino, e che praticamente la verità ce la teniamo sotto i piedi. La verità è che è stata gestita allegramente, ed uso un eufemismo, utilizzo, e quindi chiudiamo la parentesi e speriamo, speriamo che se ne esca fuori. Se ne esca fuori. Poi che ne parleremo della Vigo, ne parleremo in categorie più, e ne parleremo anche in queste categorie. Non c'è dubbio, questo... non c'è dubbio. Allora, torniamo alla pagina della mezza, alla pagina della... Oh, c'è stato un... Scusi. Poi mamma come ha detto, che ti dai il remoto. Allora, Barbante e Mastroianni, c'è un esposto che hanno fatto del PD al procuratore su Scordovillo. Hanno fatto un esposto. Giovanna, per questa pagina, cortesemente, ti chiedo scusa. Mascara aveva detto che sarebbe intervenuto, ma dopo due anni niente. Ma è normale, Giova, che succede così, Giova. Cioè, praticamente, il PD Gianni per 10 anni hanno gestito la res pubblica. Qua alla media, no? Hanno avuto addirittura da parte della Procura della Repubblica, no? Un'ordinanza di sequestro e di sgombero del campo di Scordovillo, disatteso, non gliene è fottuto nulla. Ovviamente adesso si sentono autorizzati a fare questo tipo di interventi, no? Come se loro, voglio dire, venissero da Marte o da qualche pianeta qua vicino. Mascaro aveva detto che sarebbe intervenuto, ma dopo 2 anni niente. Questa è un'accusa che noi abbiamo fatto al nostro amato sindaco. Paolo è stato improvvido, vogliamo dirla così, è stato improvvido a fare questa promessa. Perché questo qua è una problematica complessa che nessuno si può permettere un lusso, mi dici, natranno un campo di Scordovillo è azzerato. Perché nessuno. Quanti natranno hanno passato? Giovanni, è una materia complessa. Intanto qua ci vuole un progetto, Giovanni. Non si può, sarà mattino o primo, cacciamoli là. Ci vuole un progetto complessivo. Appena escono quei signori bisogna alloggiarli, bisogna dargli un tetto, piaccia o non piaccia, è così. Se no non ne usciamo più. Noi abbiamo tantissimi immobili vuoti, abbiamo la possibilità di allocarli diversamente. Facciamo, ci vuole un progetto, vediamo cosa dice, ti chiedo scusa, questo che cosa dice questo? È normale, ho capito. Intanto questa situazione dei Rom sicuramente sta facendo girare le palle a tantissima gente che abita, non solo quella che abita nei pressi, ma tutta la città, perché i fumi, i roghi che abbiamo avuto negli ultimi tempi sono stati terribili, voglio dire, no? E hanno voglio dire, fatto incazzare ancora di più la popolazione. Allora, certo, è chiaro, la minoranza, così si dice in questi casi, fa il suo lavoro. Ed è giusto che lo faccia. Fa il suo lavoro, hanno fatto su Stesporto alla procura. Vediamo chi ne esce. Io mi auguro che, intanto, per una tematica del genere, io avrei preferito maggiore compattezza tra le parti, ma dato che ognuno pensa praticamente alle elezioni, no, alle elezioni. Mentre c'è, diceva qualcuno, che uno pensa alle nuove generazioni, c'è chi pensa invece alle imminenti elezioni. Fate come volete, non ne usciamo più comunque. Allora, caro Tonino, dell'abusivismo. Stavamo parlando di quel tema che è molto interessante, perché ieri abbiamo dato una notizia, ma guarda che è uscito fuori. Tu hai parlato, hai toccato il tema, se non mi sbaglio, eh,
ieri abbiamo toccato. Abbiamo toccato il tema delle scuole. Abbiamo detto, leggiamo qua, Giovanni, ecco, sì, per dare un senso. Sì, sì. Lavori completati in tempo per l'arrivo dell'anno scolastico, la provincia interviene sui ritardi. Allora, c'è stato, facciamo un po' di cose, c'è stato un articolo ieri che abbiamo letto, Ipsia, altra promessa disattesa, se ben ricordate, risponde oggi la provincia, ma che cavolo racconti, i lavori sono stati completati in tempo per l'avvio dell'anno scolastico, benissimo, ne prendiamo atto, ma oggi ne abbiamo 24, ebbene, una settimana fa, nel silenzio più assordante, cosa è successo? Furto e danni ingenti all'Ipsia. Danneggiati gli arredi scolastici, inferriati, armadietti e scaffali. Portati via diversi motori di automobili Fiat, bobine di rame e altre attrezzature. Quindi, come vedete, ciao Nicola, buongiorno signora. Come vedete, danni ingentissimi. Qua dobbiamo parlare di danni ingentissimi. Perché hanno saccheggiato tutti i laboratori del piano terra. E non è la prima volta che succede. E hanno portato via tutto quel materiale che serve. Per gli studi didattici. Eh sì, quindi una cosa pazzesca. Io praticamente, ecco, vedi qua. Da tempo è stato dismesso l'allarme centralizzato. Ma dove vi dici ieri? Diciamo che l'Ipsia si trova in una zona non proprio, eh? Mi capite? No, io non faccio nessuna allusione. E voi praticamente è stato disattivato l'allarme in un istituto dove ci sono attrezzature di un certo valore, ma poi servono nell'anno scolastico agli alunni, insomma non è che si possono impiazzare facilmente. Quindi è devastante questa notizia, è devastante, ma cose dell'altro mondo, ma comunque. Allora, volevo ricordare, anche se noi passiamo di palla in frasco, sapete che certi voti no, facciamo confusione pure noi, però per questo probabilmente ci volete bene. E volevo anche noi, come emittente televisiva, Giovanni, io e tutti quanti, tutto lo staff, Albino, DST Television, esprimere il cordoglio più sincero. La famiglia Di Polto per la scomparsa di Pietro Di Polto, fondatore, vi ricordo, di un locale che fece parlare l'Italia, no? Parliamo di Pietro Dippolito. Pietro Dippolito, conoscete lo storico locale Busettanta di Copanello a Staletti, dove arrivavano tutti i VIP una volta. Insomma, era il centro del nuovo mondo, diciamolo. Era le capennine del sud. Senza tema di smentite. Ma attenzione che nella ideazione della Busettanta c'è anche lo zampino del nostro amico Battista Poderaro all'epoca. Esatto, sì. Salutiamo Don Battista che ci segue tutti i giorni. Don Battista ci segue tutti i giorni. Qualche giorno lo vorrei salutare, chissà se lo chiamiamo, lo salutiamo in diretta. Stamattina mi farebbe piacere. Non facciamo troppo diretti, invece lo facciamo domani. Don Battista, domani ci sentiamo con voi. Sì, vi volevo. Perché lui di turismo ne sa qualcosa. Siccome compagno nessuno, guarda caso è stato assessore al turismo, è stato presidente della Fiave, ti ricordo, nazionale. Sì, ma dico vabbè, ma la storia, uno che di turismo sa come si fa. Certo, non c'è dubbio, poi che vuoi, qua la gente per screditare, ma poi dimentica facilmente. Ma questo è un paese che è la riconoscenza è, probabilmente interessa a tutti quanti, ma qua è la mezza. Un personaggio come Don Battista, con mano che la riconoscenza è veramente un optional, la gente dimentica troppo presto, però come dice la nonna mia Virginia, a rota gira e saranno cazzi amari, eh?
Non bisognerebbe dimenticare Don Battista, quello che ha fatto per la città, quello che ha fatto per la nazione, con i trasporti, Don, col con turismo. I trasporti, ma che socca, ha avuto tanta, è stata un'azienda. E poi sono stati i più vicini che gli hanno girato le spalle. Ma attenzione, ma c'è la regione che ha grandissime responsabilità sul fatto sulla vicenda di Foderaro, dell'azienda Foderaro. Ma stiamo scherzando. Non ho capito, qua torna mai il discorso che lo Stato praticamente, io allo Stato debbo X e lo pretende subito. Lo Stato deve a me Y e se ne sciacuti. E tanta gente in Italia si è suicidata per questo meccanismo perverso. Tanti imprenditori sono stati costretti al suicidio. E tanti imprenditori sono stati costretti a chiudere la loro azienda. Ecco, Foderaro, grazie ad uno Stato tiranno, tiranno come questo. Don Battista si è trovato anche nelle condizioni di magari di avere dei crediti incredibili da tuttora, parte della tuttora. Della regione, e praticamente non ci ha potuto niente a nessuno. E tanto l'azienda la vita gira così, signori miei. Lo salutiamo affettuosamente. Cioè, domani magari ne parleremo in diretta con lui. Lo chiamiamo. Se vuole. A me quell'annone va bene. Don Battista, lo salutiamo. Abbiamo finito, Don. Che ha detto? Alla fine siete, ha detto. No, nel senso la rassegna stampa. Ma io dico la verità, puoi sbagliare. Ma io mai fatto una. Aspetta che. C'è qualche altra notizia? C'era. No, Allora, mamma mia di Carmana. A proposito, adesso tra questo weekend ci sarà la festa di Conflenti, un'altra, diciamo, festa patronale molto importante sentita in Calabria, Tony. Arriveranno gente da tutte le parti per la Madonna della Querce, giusto? Yeah. O sbaglio? Sì, pare che. Vabbè, perciò, allora. Insomma, e ce ne possiamo andare, il nostro maestro Albino Ambrosi è arrivato. Signore, gli ho fatto capire che prima non è che. Sta contando. Ma di qua alla televisione potevo contare se ok, tutto a posto, ragazzi. Siamo abbiamo terminato la col Benozzi. Quanto piacere. Col Benozzi. Per la sigaretta personale, la sigaretta. Però la sigaretta la hai. Lasciamo il posto a Pasqualuzzo e ad Albino. Per un duetto. Pasqua, ti devi sedere con lui, sennò c'è una guerra, mo. Prego. Ci vediamo domani, ciao. Accettati qua. Sì. Dai. Dai. A posto. Pasqua, attaccamo con la stradella, ci la dedichiamo a tutti i sembrasini, ok? E a me che ci abito. Hai girato tutta la stradella e tre quarti da Caparezza di trovare lo giorno mio che aveva perso tanta. L'ho trovato all'uomo ragione, l'ho trovato che era malato, l'ho portato all'ospedale per non fare ricorrere. L'odore d'ore l'allero, l'odore d'ore l'allà, l'ho portato all'ospedale per non fare ricorrere. Alla porta dell'ospedale c'era scritta un cartellone, all'entrata era sicura e l'uscita non si sa. E lo piglio per la capezza e lo porta alla Caparezza, mentre faccio una carezza, mica in terra non si alza giù. L'odore d'ore l'allero, l'odore d'ore l'allà, mentre fa
faccio una carezza, mi cade in terra e non si alza più. Mo che è morto lo giuccio mia, non mi posso consolare, e mo gira e mi dispiaro senza giuccio com'hai andato. Hai girato tutta la stradella e tre quarti da Cramarizza, mo che è morto lo giuccio mia, senza giuccio com'hai andato. Lo dori, dori, l'allero, lo dori, dori, l'allà, mo che è morto lo giuccio mia, senza giuccio com'hai andato. Un applauso, dai, un applauso, Pasquale, ecco. Pasquale soraggiava. Una casa. Ok, ringrazio tutti gli amici qua che ci ascoltano. Saluto la Mezia e a chi mi vuole bene e pure a chi non mi vuole male, va. Saluto a tutti. Io vi saluto, ci vediamo domani mattina, sempre se Dio vuole. Ciao, ciao, ciao a tutti.